è stato diretto dal maestro Michele Giovinazzo ed è stato eseguito dall'orchestra dei ragazzi con un indirizzo di strumento musicale. Gli altri brani che in seguito saranno eseguiti sono Il nostro giorno, Hello Dolly e infine L'ultimo dei volgari. Buon ascolto a tutti e buon proseguimento. Un saluto a tutti presenti, benvenuto alle nostre ospiti, la dottoressa Rita Amelia Bratt, l'avvocato Loretta Florio, la dottoressa Lina Polveri, che staranno qui con noi oggi e relazioneranno sulla giornata contro la violenza sulle donne. Mi fa piacere ospitare questa iniziativa oggi, che abbiamo potuto organizzare grazie alla collaborazione e patrocinio dell'Ufficio Pari Opportunità della provincia di Reggio Calabria e all'assessorato sulle pari opportunità, quindi ringraziamento anche all'assessore dottoressa Ebrasi e alla professoressa Emilia che ha organizzato questa giornata nella nostra scuola, alla nostra orchestra, il professore Giovinazzo che la dirige, ai professori che curano la preparazione musicale dei nostri giovani musicisti. Ecco, questa giornata si inserisce in un più ampio progetto della nostra scuola sulla legalità. Legalità che intendiamo chiaramente non in modo semplicemente formale come adesione alle norme, alle leggi, ma io ritengo che le visioni della legalità coinvolgano le persone di valore, quindi le persone al rispetto per gli altri, alla solidarietà, alla pace. Quindi con le regole, noi possiamo rispettare le regole quando scatta anche qualcosa dentro di noi, anche nel nostro cuore, per cui ci sentiamo in connessione con gli altri. In particolare oggi affrontiamo questo tema della violenza contro le donne, che è un tema estremamente importante, dirompente direi. Forse le cose che ci colpiscono di più sono le situazioni, gli episodi di violenza di cui ci sentiamo nei media, magari in paesi dove la donna è discriminata culturalmente, socialmente. Diciamo, le notizie che i media ci portano sono veramente spesso aberranti. Certo, nel nostro paese, nella città occidentale, con la condizione della donna nel corso del tempo è molto cambiata. Già nella nostra Repubblica Italiana, che potevo ricordiamo il giugno del 1946, quando per la prima volta le donne sono state chiamate a votare per l'Assemblea Costituente, per il referendum costituzionale. E da allora anche molti passi avanti sono stati fatti verso la parità nel diritto, cioè nel diritto di famiglia, nel costume. Sicuramente ecco, voi adolescenti di oggi avete molta più, come dire, vivete in un clima, avete molta più libertà che i vostri adolescenti di 20 o 30 o 30 anni fa. Quindi è cambiato molto, sicuramente non possiamo trascurare i grandi passi avanti che la nostra cultura ha fatto nel mettere al centro la parità tra uomo e donna, però non possiamo nemmeno nasconderci questo fenomeno grave della violenza sulle donne che viene che coinvolge anche il nostro paese. Io proprio in occasione di questa giornata sono andato a consultare una ricerca ISTAT pubblicata nel 2020, dove si dice che oltre 6 milioni e 700 mila donne in Italia sono state vittime almeno una volta nella propria vita di un episodio di violenza. Quindi mi sembrano dati allarmanti anche perché questa violenza si consuma dappertutto, si può consumare nelle strade, nelle stesse famiglie, e quindi ha radici molto, molto variegate. Ecco, noi come scuola
sicuramente attenzioniamo questo fenomeno, anche perché diciamo, anche qui da noi le donne sono praticamente, cioè praticamente il cielo, quindi noi ritengo che come istituzione educativa dobbiamo collaborare a combattere questo fenomeno con l'informazione, con la prevenzione, e questa giornata ha proprio questo significato. Ecco, io tra i dati che ho visto ancora ieri in preparazione di questa giornata, ho visto, mi ha comportato che nel 2010-2015, rispetto al quinquennio precedente, sono diminuiti i casi di violenza sulle donne. Penso probabilmente proprio per l'azione di prevenzione, di informazione che viene fatta. Quindi sicuramente noi contribuiamo a questo processo e collaboriamo con le associazioni e i soggetti che operano in questo campo. E ritengo che collaboriamo nella maniera più importante fornendo un idoneo modello educativo. Dicevo, per me l'educazione alla legalità, alla non violenza passa anche per l'educazione alla pace, all'educazione alla relazioni sane. Mi compiaccio di comunicare che il Collegio di Docenti ha inserito nel piano triennale dell'offerta formativa un percorso formativo per i docenti proprio sul tema della comunicazione e delle relazioni. Questo mi sembra molto bello, lo svolgeremo l'anno prossimo, perché io ritengo che proprio noi adulti che operiamo nella scuola siamo capaci di fornire dei modelli appunto di comunicazione sani, e questa è l'educazione migliore che possiamo dare ai giovani come voi che crescono e che sono e saranno cittadini del nostro paese e dell'Europa. Vorrei concludere questa mia introduzione richiamando così un po' qualche versetto della Genesi dell'Antico Testamento. Non lo leggo perché ecco, più che leggere questo versetto dove appunto si dice che Dio creò il sesto giorno della creazione, Dio creò l'uomo, creò maschio e femmina, creò l'uomo e la donna. Ecco, mi sembra molto significativo. Quindi l'uomo e la donna vengono creati l'ultimo giorno della creazione, quindi quando la creazione è già quasi compiuta, ma non è perfetta, manca qualcosa. E questa perfezione viene data proprio dalla creazione dell'uomo e della donna, quindi che sono non solo dell'uomo, ma dell'uomo e della donna, che sono fatte la stessa sostanza ma sono due, quindi è il tema di una differenza, ma di anche di una profonda alleanza, di una profonda unità. Quindi è una differenza che ha a che fare con la natura, ma ha a che fare anche con lo spirito, perché questa differenza naturale, se noi siamo responsabili verso questa differenza come donna, custodiamo questa alleanza tra uomo e donna nel modo giusto, penso che compiamo qualcosa di spirituale, qualcosa che ci mette in connessione con quell'unità profonda di tutte le cose, di tutte le creature, e cogliamo quella, appunto, quell'unità di tutto il creato che è la nostra fonte. Vi ringrazio dell'attenzione e do la parola alla dottoressa Rita Amelia Pratt per averci dato questa opportunità di parlare con i ragazzi, e ringrazio anche la professoressa. Vedo che si sono apprezzati e ho sentito che hanno anche lavorato sul tema, quindi che hanno anche lavorato sul tema, quindi io mi limiterò a parlare, vorrei che fossero loro a dire le cose che hanno appreso in questo breve percorso. Quindi non so cosa avete fatto, fatemi sapere di cosa avete parlato con le professoresse, quali temi avete affrontato.
Dai Martina, dici le cose che si deve fare. Dai Martina. Ah sì, ma sai cosa? La violenza cos'è, per esempio? Quando io ti dico violenza, tu a che cosa pensi immediatamente? La prima cosa che ti viene in mente è un tipo di violenza, è il femminicidio, per esempio. D'accordo, ma la parola violenza cosa ti fa venire alla mente? Fare del male. Anche fare del male, poi non so, vuoi passare? Passatelo dopo. Dite un po' cosa vi passa in quel momento in me. Cioè, io ti dico violenza, tu che visione hai? Che ti viene davanti agli occhi? Cosa ti viene in mente? Una persona che si dice male. Sono in un picchia. Di percosse. Percosse. Poi che altro? Passale anche. Vediamo che viene la persona. Umilia la persona. La persona. Poi. Come si può fare del male in tanti altri modi, non è che solo picchiando, che altre cose ci sono? Umiliandola. E l'abbiamo detto. D'accordo. Questo fa parte di un altro tipo di violenza. Sì. Partiamo con una violenza fisica, questa con gli strattonamenti. Cosa avete visto nel video? Con i calci, poi le pugni, con gli schiaffi. E poi cosa avete anche visto? Abusi sessuali, ma questo fa parte della violenza sessuale. Quindi abbiamo vari tipi di violenza. Violenza fisica, violenza psicologica, violenza sessuale, stalking e mobbing. Quindi fatemi un po' una differenza. Lo stalking è il distemperamento. Sono soggetti che perseguitano altre persone. In genere la compagna si trova la vittima. Bene, va bene, questo va bene. Poi le violenze psicologiche potrebbe essere anche su meglio la persona. Persone, poi c'è anche la colpevolizzazione, vero? È un'altra di queste. Poi l'isolamento è un'altra forma di violenza psicologica. E comunque poi ce ne sono tante altre, non le elenchiamo più. Cioè, va bene, avete fatto qualcosina, l'avete fatto. Un'altra cosa volevo ricordarvi, sapete perché il 25 di novembre è stata dichiarata giornata nazionale e internazionale contro la violenza alle donne? Perché sono anche le tre sorelle che venivano perseguitate. Le tre sorelle di Rovallo? Sì. Che avevano fatto cosa? Che erano fatto tipo in... Avevano creato un movimento contro il dittatore della... Dominicano. Sì. E quindi vengono assassinate. E tipo avevano buttato la macchina in una buca per fare finta tipo in un buzone per far finta che... Che non era successo, era successo tipo per un sbaglio, un incidente. Per simulare un incidente di auto. Adesso invece vi parlo dei centri antiviolenza. Voi sapete cosa sono i centri antiviolenza? Sapete cosa sono gli sportelli antiviolenza? Sì? Le donne che hanno subito maltrattamenti e violenze ascoltano le donne, ascoltano le storie di queste donne, ma perché le ascoltano? Generalmente queste donne nelle famiglie non vengono capite e non vengono sostenute. Quindi nei centri di violenza sono sicuri di trovare appoggio, di trovare accoglienza e di trovare anche qualcuno che le sostenga psicologicamente lungo il percorso di presa di coscienza del loro ruolo di vittima, perché spesso vengono lì pensando di essere loro a causa, no? Di tutti i maltrattamenti che subiscono, perché il partner, facendo del lavaggio del cervello, li convincono sono sbagliati, che sono loro ad essere la causa delle loro reazioni. Nelle
sportelli di accoglienza, nei sportelli si trovano delle figure particolari, lo psicologo, l'avvocato, l'assistente sociale, le operatrici telefoniche e anche intanto c'è qualche gente che ha avuto la ringraziare il preside, la dottoressa Delia per l'invito qui, ringrazio voi ragazzi che ci ascolterete con grande pazienza. Come vi ha già detto il preside, io faccio parte, sono membro della commissione pari opportunità del Comune di Reggio Calabria. E anche questo la commissione è un organo consultivo del Consiglio che è sorto strettamente in connessione, in forte connessione con questa che è anche la violenza di genere, quelle che sono le varie opportunità fra uomo e donna. Infatti la nostra commissione svolge come attività principale quella che è la forma di tutela e di garanzia proprio delle pari opportunità fra uomo e donna. La dottoressa Pratt vi ha già anticipato la nascita di questa giornata di celebrazione della lotta contro la violenza, nata appunto in base a una direttiva dell'ONU che ha voluto ricordare la morte di queste tre sorelle. Io dal punto di vista ovviamente giuridico-legale voglio sottolineare che la violenza di genere ha trovato già un suo primo riconoscimento nel 1993 tramite l'ONU. Credo che voi già sappiate che cosa sia l'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi un ente intergovernativo che raggruppa una serie di stati. Adesso dovrebbe essere in circa 194 o 195, perché forse ne è entrato un altro. Che ha come ruolo primario quello appunto di garantire, di preservare la pace tra gli stati e dare delle linee guida per quelli che sono i rapporti tra i vari stati. L'ONU nel 99 ha proposto questa dichiarazione sull'eliminazione della violenza sulle donne, che è una sorta di documento programmatico, quindi non vincolante, in cui invitava i vari stati a mettere in atto una serie di attività, innanzitutto per prevenire quella della violenza e poi anche per creare una serie di normative che adesso andassero ovviamente a punire coloro che commettono reati contro le donne. E questa dichiarazione dell'ONU è stata poi negli anni ovviamente recepita da degli stati, ha trovato la sua massima espressione nella Convenzione di Istanbul, che è un po' è quello che il preside mi ha illustrato. La Convenzione di Istanbul è stata stipulata nel 2011 dal Consiglio europeo e la particolarità è che questa Convenzione sulla lotta alla violenza sulle donne è diventata norma vincolante per tutti gli stati che vi hanno aderito, come l'Italia nel 2013. La cosa particolare della Convenzione è che non solo ha individuato la violenza sulla donna come un crimine nei confronti dei diritti umani, sì, ma soprattutto ha invitato gli stati a dotarsi ovviamente di normative più cogenti e più forti contro questi reati, e poi infatti vi dirò noi come l'abbiamo ratificata, e ha introdotto un articolo particolare che è l'articolo 15, e mi rifaccio a quello che ha detto il preside, perché ha invitato e anche obbligato, perché è vincolante, gli stati a introdurre nelle scuole dei percorsi, dei materiali didattici in cui si invitano gli alunni naturalmente a prendere coscienza di questa che è la violenza sulle donne, e quindi in termini della pubblicazione che diceva lei, preside, questi percorsi di legalità o anche questi incontri che abbiamo fatto anche oggi hanno un po' un filo logico di connessione con la Convenzione di Istanbul. La paura, la rabbia, il dolore, il piacere e l'amore. Sono un po', adesso ho fatto una sintesi, cioè l'ho raggruppato in 5 soldi. Chi di voi vuol dire che sta sentendo in questo momento? Sentendo, non pensando, che sta sentendo. Paura, rabbia, dolore, piacere, amore, oppure traducendolo voi come volete.
altre emozioni. Paura. Poi ti spiego come mettere la mano. Perché ti spiego come fare questo del cercare di suonare questo come se tu. Ok. Altro chi nella propria vita in questo momento? Dolore per le donne che muoiono. Bravissimo! Bravo Ahmed. Scusa. Per fare la compassione come lo devi muovere. Dell'andare verso un'altra persona, ma non per forza un'altra persona. L'amore si può avere per tutto, per un animaletto, per una pianta, per delle persone. L'amore è qualcosa di meglio. Ok. Ti do il bastone adesso della fiocca. Ok? Allora, adesso mettiamo in campo. Io userò queste per dare il via e poi per dire stop. Ok. Allora, adesso mettiamo in campo le emozioni che abbiamo. Ok. Ok, tu invece, perché sono morta? No, perché proprio è ok. Tu devi fare la compassione, allora compassione, no così, hai capito così? Ok, tu abbastanza forte. Ok, allora il nome Martina, voce. Martino 1, Martino 2, no, Martino. Salvatore. Mohamed. Antonio. Io. Bene, allora, abbiamo questo è un gruppo di emozioni internazionali, perché c'è anche il ragazzo Mohamed, che è di origine marocchina, quindi è un gruppo emotivo internazionale. Cinesco. Okay. Allora, pronti? Via!
E voi lo potete fare in qualsiasi momento, lo potete fare quando siete preoccupati per qualche cosa, lo potete fare quando dovete affrontare un compito in classe e siete, o un'interrogazione, qualsiasi cosa nella vostra vita. Che cosa? Fare attenzione alla vostra respirazione. Allora, io adesso vi chiedo di inspirare dal naso, di prendere l'aria, non profondo, senza molto forzarvi, e di tirarla fuori dal naso sempre e buttare fuori quest'aria dal naso. Ok, quindi questa cosa fatta con attenzione all'aria che entra, con attenzione, dovete mettere attenzione che l'aria che entra dal naso è l'aria che avere proprio questa armonia, vedrete che i pensieri negativi eccetera che fino a quel momento spariscono se voi mettete l'attenzione alla vostra respirazione. Per fare le meditazioni bisogna stare molto tranquilli, gli occhi chiusi, ok? Questa meditazione si chiama la meditazione dell'accettazione di sé, cioè impariamo che la prima cosa ad accettarci con le cose buone e con le cose che sono meno buone. Prendete una posizione la più comoda possibile, se dovete stendere le gambe, eccetera. Fate una posizione per non avere disturbi. Chiudete gli occhi, non dovete guardare niente, non c'è nessuna cosa da guardare, solo dentro di voi dovete guardare. Allora, sono pronte già alcune persone, per cui ci stendiamo. Ok. Bene, lascia che il tuo corpo diventi sempre più pesante, morbido e abbandonalo completamente. Che non avete potuto esprimere e si eliminano tutte le tensioni. Ora immagina vicino a te, a pochi centimetri di distanza, la parte migliore di te, quella che ti piace, quello che ti fa sentire orgoglioso. E utilizzate questi momenti per riappropriarvi del vostro essere totale.
ritenete che sia arrivato il momento di terminare questa pratica, tornate al respiro, all'attenzione al vostro respiro. Mettete l'attenzione quando ispirate e quando espirate. Facendo dei piccoli movimenti del corpo, stiracchiandovi come il risveglio dal sonno. Aprite gli occhi. Thank you.
femminicidio identifica i casi di omicidio doloso in cui una donna viene uccisa da un uomo. Esso costituisce un omicidio avente un individuo di sesso femminile come vittima. Un aspetto spesso comune è la sua maturazione sia in ambito familiare che in una relazione sentimentale poco stabile. Il femminicidio a livello mondiale è diffuso soprattutto nei paesi dell'America centrale e del sud. Il tasso di vittime che uccide lesioni colpose sia di uomini che di donne è in declino a partire dal 1970. L'11 maggio 2011 è stata sottoscritta a Istanbul dai membri del Consiglio d'Europa la Convenzione contro la violenza nei confronti della donna. La Turchia è diventata il primo paese a ratificare la Convenzione, seguito dai paesi nel 2015. Una ricostruzione delle vittime tra il 2000 e il 2011 è stata operata da Eures e ANSA con l'indagine Il femminicidio in Italia nell'ultimo decennio. Dal 2005 i centri di violenza raccolgono i dati delle donne uccise e dei casi riportati dalla stampa. Una donna vittima di violenza è Lucia Nibali. Lucia Nibali è un avvocato che una sera, tornata da una festa in piscina, nel suo appartamento, sulla soglia della porta, ha trovato due uomini incappucciati, mandati dal suo ex Luca Varani, che le hanno gettato del macete in faccia, sfigurandola. Nonostante tutto, donna forte è andata avanti con tutte le forze. William Shakespeare diceva: per tutte le donne, per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo, in piedi, signori, davanti a una donna. Come ti chiami? Che vuoi fare da grande? Pompiere, cacciatore. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi, le sue scarpe, le sue mani, tutto. E ora falle una carezza. Salutarci ragazzi, voglio omaggiarti con dei presenti.